E rieccoci di nuovo in onda, spettatori di Le Fonti TV, per la terza parte di questo nostro Buongiorno Borsa che, come vi ho preannunciato prima del break pubblicitario, dedicheremo a una fotografia del momento statunitense grazie all'intervento in diretta del nostro Jean Ergas, una vera e propria sentinella, lo definirei così, preparatissimo sempre sul fronte economico e lo abbiamo disturbato addirittura alle 5:30 del mattino di New York per avere proprio le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti anche dagli States. Io ti saluto e naturalmente ti ringrazio Gian per essere ancora qui con noi. Perfetto, guarda, veramente sono io che ringrazio voi, sempre un grandissimo piacere, un grandissimo onore, stupendo svegliarsi così piacevole frangente. Bene, Gian, dobbiamo commentare veramente tante notizie. Beh, innanzitutto, ovviamente, immagino che tu stia dando un'occhiata anche a quello che sta succedendo nella mattinata europea sui movimenti degli indici che sono in rosso in questo momento. Lo vediamo Esatto. proprio attraverso anche i nostri grafici. Il FTSE MIB che perde in questo momento lo 0,66% in area 27.072, perde anche il DAX meno 0,55%. Il CAC 40, l'indice europeo che in questo momento performa peggio, almeno 0,76%, e abbiamo messo in relazione questi numeri negativi con il riaffacciarsi delle turbolenze che riguardano il settore bancario e che rappresentano, ecco, una grossa fetta del nostro FTSE MIB, i titoli appunto legati al settore bancario, ma è qualcosa che è di estrema attualità anche negli States perché fa notizia proprio la fuga di depositi ancora da First Republic Bank, che pone ancora il punto interrogativo sulla tenuta del settore. Se ecco tutto quello che speravamo di averci lasciato alle spalle dopo la crisi di marzo, in realtà torna ad affacciarsi ancora. Gian, qual è il punto? Ma io credo che il punto sia estremamente semplice, non abbiamo mai creduto in questa storia di First Republic, non ho mai creduto effettivamente che First Republic potesse essere salvata tramite un'iniezione di liquidità, quando chiaramente il problema non è la liquidità, è il capitale. Così io farei un paragone estremamente semplice, che sono un gran sempliciotto. Secondo me una banca è come una macchina, un'automobile a questo punto. Ossia, la liquidità può essere il carburante, ma la macchina ha bisogno anche del capitale, che è chiaramente il paraurti. Ossia, e qui non c'è stato il paraurti, estremamente semplice. Questa banca è diventata una specie di funzione veicolare con questo deposito di 30 miliardi da parte di questo gruppo consortile di banche che gentilmente hanno detto, beh, su suggerimento, tra virgolette, della signora Yellen, vediamo di dare una mano. Quello che trovo molto interessante in questa storia, per esempio, è che queste banche, poi venne riportato qui sulla stampa statunitense, hanno costituito una riserva a perdite, ossia a rischio, a fronte del loro deposito nel First Republic. Dunque, questo già all'epoca mi fece capire che qui tutto roseo non era. Allora, com'è la situazione attualmente? Ossia, è sistemica, non è sistemica? Per noi vediamo una First Republic, innanzitutto, che è una strategia, direi, dominante, che è di non farsi rilevare dalla FDIC. Allora, questo è estremamente importante. Ossia, noi crediamo che la soluzione qui non sarà più la soluzione privata di una vendita a un gruppo di privati, ma sarà una soluzione tipo SVB, Silicon Valley Bank, forse di Capital Life, con un grosso appoggio da parte del governo statunitense, con un grosso appoggio da parte dell'FDIC, e dovranno fare molta attenzione effettivamente di non farsi vedere che stanno salvando i super ricchi. Questo è molto importante. È tutto lì il discorso. Questo è un discorso politico, non è un discorso economico negli Stati Uniti. Per il momento noi questa crisi a livello proprio statunitense non la vediamo sistemica, nel senso che vediamo che tutto il sistema crolla. Abbiamo visto anche i risultati di PacWest, che è un altro gruppo simile, che sono stati positivi, il titolo è salito, vediamo quanto dura, però vediamo chiaramente una situazione molto difficile per il gruppo First Republic, dove loro adesso, avendo venduto il loro portafoglio obbligazionario, riportato grosse perdite, ha avuto bisogno di 30 miliardi di liquidità per rimborsare i depositanti che ancora vogliono i loro soldi, perché era chiaro che questa fuga di deposito non sarebbe cessata. Di adesso venderemo degli asset che abbiamo, che sono questi prestiti, questi mutui che avevano concesso. Ma il problema è che così, nella loro testardaggine costoro, a cui non darei da gestire neanche un banchetto proprio della porchetta, come da Roma a Riccia,
ossia quello che vogliono fare, vogliono vendere questi mutui che però hanno delle caratteristiche molto peculiari, che per esempio per 10 anni non c'è rimborso di capitale. Cosa facevano costoro? Costoro attiravano questi grossi clienti per la gestione del portafoglio, li attiravano anche per forse fare trading o delle operazioni insite, diciamo, al loro venture capital, e in più gli davano così come contentino, come esca, questo prestito decennale o anche ventennale, però senza rimborso di capitale. Allora a quel punto cosa succede? Che anche se questo prestito è performing e viene rimborsato da parte di interessi, non lo puoi negoziare. Dunque questo è stato chiaramente, ossia, più che una crisi bancaria, qui siamo davanti a una crisi di massiccia incompetenza da parte di moltissime persone che mai avrebbero dovuto essere invitate alla gestione di un istituto bancario. Stanno gestendo un istituto bancario come se fosse un portfolio manager, una specie di hedge fund, a spese chiaramente della popolazione americana, che alla fine dovrà subire il rincaro dei costi. Molto semplice questo discorso. Ecco, qui secondo Gian, noi però, non stiamo andando avanti. Visto che le banche di medie dimensioni negli States sono quelle che poi risultano più attive nel finanziare l'economia reale, ci potrebbero essere a questo punto dei contraccolpi sul PIL americano, se appunto il sistema desse ancora dei segnali di scricchiolio? Ma io credo che ci potrebbero essere dei segnali in ogni caso, perché per un motivo anche prima di questa crisi, per un motivo estremamente semplice: quando salgono i tassi di interesse ci sono i debitori, direi quelli marginali, che non sono più a rimborsare, dunque sì, non c'era neanche la crisi bancaria dal punto di vista semisistemico. Ossia, se io vedo che c'è un aumento forte dei tassi di interesse, io ho concesso mutui a tasso fluttuante, io devo aggiustare il tasso di questi mutui, allora è estremamente semplice quello che succede. C'è chi non riesce a pagare, se chi non riesce a pagare, chiaramente il credito diventa non esigibile, da aumentare la base capitale a fronte di un credito non esigibile, non performing. A quel punto succede o meno cash flow, o forse anche situazioni particolari tipo queste banche qui, meno depositi che arrivano per colmare, e in più chiaramente non posso concedere altro credito perché c'è un intaccamento alla crescita del capitale. Estremamente semplice. Questo anche precedeva, secondo me, tutto questo discorso su questa crisi sistemica gestita da questi imbecilli. Scusa, perché veramente qui sono le grosse inchieste: come mai furono abilitate queste persone alla gestione di credito. Allora passiamo subito al punto. Il vero punto, secondo noi, questo punto che può essere estremamente forte, potente, quindi gli Stati Uniti, sì, certo, loro potrebbero ridurre il credito, noi avrebbero fatto lo stesso. Ma ricordiamoci, non tutte le banche sono fatte uguali, non tutte le banche hanno le stesse esposizioni, e ricordiamoci anche due punti. Uno, ci sono le grosse banche americane che finanziano tantissimo, e lì il grande credit crunch non lo vediamo ancora. Sì, qui stiamo usando delle parole in maniera molto flessibile: credit crunch, credit squeeze, ossia stretta creditizia. Però la vera stretta creditizia qui avviene quando le grosse banche cominciano a restringere il credito, anche perché cominciano a restringere il credito interbancario, e dunque provocando un'altra ripercussione, un'altra conseguenza. Quello che noi vediamo di molto grave qui negli Stati Uniti, non voglio sottovalutare, è il fatto che sono i commercial real estate loans, che c'è tutto un settore immobiliare, che è quello degli uffici, per esempio, o scopi commerciali, dove queste banche sono fortissime, e dove sul portafoglio in aggregato, in media, hanno il 40% della loro esposizione, ossia creditizia. Questo è un settore che va malissimo, gli uffici sono scesi del 20%, il cash flow scende, la gente fa work from home, fa smart working, fa remote working, questi crediti normalmente vengono rifinanziati su base annuale. Siamo alle esposizioni che sono 2,3, in totale 2,5-3 trilioni di dollari su questo settore, di cui un trilione dovrebbe essere rifinanziato quest'anno a breve termine. Allora è lì il vero problema, perché il vero discorso è che quali sono i crediti che hanno in portafoglio? Sono questi. Questi adesso dicono sono crediti criticati, ma secondo me ci vorrà molto poco. Se poi i tassi dovessero continuare a salire e questi uffici non si riempiono finché si comincia a vedere delle magagne, noi stiamo già vedendo alcune banche che stanno aumentando gli accantonamenti per crediti potenziali in sofferenza su questo settore, e dunque è qui tutto il discorso delle banche americane continua a girare intorno a questo settore. Alcune banche, che poi non si comportavano da banche ma da gestori patrimoniali, però soggette a queste istituzioni, alla regolamentazione bancaria, e qui c'è una situazione molto grossa. Il credit crunch, secondo me, mi sembra il minore dei problemi. Ci sarà in ogni caso, c'è sempre in ogni caso la situazione del credito in una situazione di recessione, perché il rischio sale. Però ricordiamoci due cose: uno, non tutte le banche sono fatte uguali, e
Due, secondo me ci sono ancora molto cash in giro e dunque molte grosse società non hanno bisogno di finanziamento. Non abbiamo ancora visto una crisi di grande liquidità sulla grande impresa americana. Ok, chiarissimo. Certo, chiarissimo Gian. Abbiamo analizzato quindi le ombre, le potenziali ombre che riguardano il settore bancario, dobbiamo analizzare invece le luci che arrivano dai conti delle Big Tech, dalle trimestrali, ecco, di Alphabet e di Microsoft, che hanno sorpreso riportando in sostanza dei risultati migliori rispetto alle attese. Naturalmente, ecco, questi colossi che concentrano, ecco, gran parte poi del mercato azionario del Nasdaq dimostrano che con proprio, ecco, la loro grandezza riescono a superare anche i momenti di crisi e di difficoltà. Che indicazioni ci danno, ecco, i risultati delle trimestrali, in particolar modo di questo settore, Gian? Ma io credo che sia estremamente semplice. Ricordiamoci cos'è il tech. Il tech innanzitutto è un peso molto forte, enorme nel mercato. Dunque, se il tech va bene, il mercato va bene. Il tech, secondo me, non è mai stato veramente a breve termine un indicatore economico estremamente forte. Il tech ha una funzione, direi, molto semplicemente che è trasformativa del ciclo economico a lungo termine. Dunque il tech cosa diventa? Il tech diventa il ciclo lungo, diciamo, chiaramente, ossia che può aiutare, ma non può cambiare il short cycle, dunque il famoso long cycle, ciclo lungo, ossia il ciclo breve. Questo è estremamente importante. Quando noi parliamo di recessione dal punto di vista economico, non stiamo parlando del tech, stiamo parlando di aziende più tradizionali. Ossia, cosa è successo qui nel tech? Quello che ci aspettavamo anche noi analisti, e finalmente seguono proprio questo settore. È molto semplice, che c'è una possibile sorpresa, abbiamo detto, positiva, perché quello che succedeva è che sì, le società riducono gli effettivi in parte, dunque forse non c'è più questa cosa che tutti devono avere due computer, dunque non c'è più questo aumento incrementale, però quello che c'era è però che il volume dei dati nel mondo sta aumentando. Ossia, io parlo con molte persone che hanno imprese, da quando c'è la tecnologia più avanzata avete o meno data flow o più data flow? Tantissimo data flow, dunque da qualche parte deve essere immagazzinato, ossia questo enorme importo, enorme volume, e lì c'è il cloud. Se andiamo a vedere, effettivamente non sono più servizi tradizionali, ma stanno giocando su qua. Dunque io credo che qui effettivamente il tech si stia un po', diciamo così, riassestando, sta cercando altre strade, sta cercando l'artificial intelligence, sta cercando il cloud, ma io non direi a questo punto, perché c'è un tech forte effettivamente, che qui si possa evitare un lieve declino dell'economia. Ricordiamoci, secondo noi il tech non è ghostbuster, ossia tipo antirecessione, ossia no. Il tech non è antirecessione, il tech è la trasformazione a lungo termine del sistema, sia negli Stati Uniti che globale. Però qui c'è proprio un problema, secondo noi, di capire, ossia per quello che sia estremamente importante, io forse un po' meno, se siamo dinanzi a un forte rallentamento o no. Ma non sarà il tech a fare il discorso, quello che bisogna guardare, secondo me, sono grosse società tradizionali, sono il volume degli scambi cross border, che continuano ad essere molto interessanti, sebbene UPS sia presa una grossa batosta, però su un earnings miss, ossia su una, diciamo così, non, ossia ottemperamento, diciamo, a queste attese anche piuttosto alte in questo caso degli azionisti. Ma il tech tiene, il tech è anche cash positive, e dunque non è che da lì scaturisca, secondo me, il fallimento del sistema o una crisi sistemica. Chiaro, chiaro Gian. Ecco, hai citato una parola chiave, artificial intelligence, l'intelligenza artificiale, che dovremo vedere quali effetti avrà poi anche sull'automazione del lavoro e sui posti di lavoro. Per ora il grado occupazionale negli States comunque si mantiene a livelli elevati, e anche l'economia dà segni comunque di solidità, anche se ovviamente qualche prima incertezza incomincia ad affacciarsi. Abbiamo visto le vendite al dettaglio in calo, così come in calo la fiducia dei consumatori. Comunque, ecco, possiamo dire che ancora manca una forte componente recessiva negli States, il che lascia degli ampi margini di manovra a Jay Powell, alla Fed. E quindi io ti chiedo, ecco, in previsione naturalmente della prossima seduta, cosa ci dobbiamo aspettare, che questa stretta monetaria prosegua, e per quanto tempo? Allora, io credo effettivamente, ossia, sì, questi avvenimenti bancari, quelli chiamano banking events, questo è assolutamente vero. Io credo che Jay Powell a questo punto guarda la situazione on the ground, la situazione spot, non sarà a guardare
quello che può fare l'artificial intelligence in 5-6 anni, che chiaramente è oggetto di forte dibattito. Allora, spariamo dall'anca, io penso faccia 25 punti base, okay. Diciamo, il dado è ancora lanciato da una parte, potrei benissimo sbagliarmi, può succedere di tutto, ma io a questo punto penso 25 punti base, un mercato del lavoro che forse non è fortissimo, ma in termini assoluti permane forte, un'inflazione che non dà grossi segni di scomparire, e stiamo arrivando al nocciolo duro dell'inflazione, che sono anche le attese inflattive, ricordiamoci le varie fasi dell'inflazione, tipo le quattro stagioni di Vivaldi, abbiamo la prima fase, che è la fase che è stata quella forse dell'energia e delle materie prime, poi abbiamo queste ripercussioni anche che tiene rifornimento su goods proprio tattili, poi abbiamo una situazione in cui si passa ai servizi e poi c'è la fase dove diciamo, abbiamo superato i servizi, dove i prezzi sono già alti e tutto viene alimentato proprio dalle attese inflattive del consumatore. E siamo lì a questo punto, secondo me. Dunque lui dovrà agire proprio contro questa specie di ossia, nemico, non dico che si nasconde, ma che è molto difficile ossia, da individuare, dovranno alzare i tassi. Loro dicono, guardate, questo è un grosso messaggio. Qui stiamo alzando i tassi, qui ridurremo questa inflazione, ci sarà anche un po' da penare, però bisogna andare avanti. Loro secondo me andranno al 5-25% di range a questo punto e forse poi si fermeranno e poi si guarderanno in giro. E credo anche che loro non abbiano più molta paura della crisi bancaria, perché il peggio della crisi bancaria era quando abbiamo avuto in simultanea il crack di Credit Suisse e le turbulenze nel sistema americano, che hanno portato chiaramente a questo utilizzo di questi fondi d'emergenza. Ricordiamoci che noi siamo sempre molto scettici su questa storia della fine della banking crisis statunitense, perché noi guardavamo un altro dato, che erano chiaramente questi prelievi del tasso di potere di sconto più linee d'emergenza più FHLB, che è un altro fondo che viene messo a disposizione delle banche, e siamo arrivati sopra i mezzo trilione di dollari di finanziamento speciale. Abbiamo superato, l'abbiamo anche detto più volte tutte le emittenti, il livello raggiunto durante la grande crisi finanziaria. Dunque qui serpeggia lo scontento, loro lo sanno, ma il mercato dice qui c'è un intervento sovrano che poi alla fine ci sarà. Il motivo per cui la borsa non è crollata, la borsa sta lavorando sulla premessa che qui interverrà il Ministero del Tesoro. Ricordiamoci, qui c'è Federal Reserve, FDIC, però il vero gioco, ossia il centravanti qui, il capocannoniere, capocannoniera è la Yellen, e quando si muove la Yellen a quel punto come quando arriva la squadra omicidi. Non so, sai che è una cosa molto grave. E sarà lì il discorso. Io giusto dire qualcosa sulle banche, forse in Europa, come abbiamo parlato. Certo, ci sono ancora delle pressioni da tutte le parti, perché due motivi secondo noi. Uno, chiaramente la gente ha un po' paura della situazione statunitense, chissà cosa c'è o non c'è. E due, c'è un altro fatto molto semplice, che molte di queste banche non si aspettavano un'impennata così veloce dei tassi di interesse che potesse portare a delle svalutazioni, forse ancora non iscritte a bilancio nel loro portafoglio obbligazionario, del scricchiolio anche tutta una serie di transazioni che hanno fatto sui derivati, ricordiamocelo, e dunque lì chiaramente ossia c'è ancora qualcosa gatta che cova, secondo me, e sentiremo ancora parlare di certi istituti. Ecco, tra l'altro è bellissima l'immagine della Yellen come bomber del sistema americano, il capocannoniere. Gian, ecco, tu hai citato un problema chiave, che è quello dell'inflazione che cala meno delle aspettative, meno delle attese, nonostante, questo in realtà lo possiamo dire soprattutto per l'Europa, la medicina ormai è un po' che viene somministrata, no? Eppure non ha, ecco, gli effetti che tutti si aspettavano. Comunque il calo sì c'è, ma è meno evidente, è più lento del previsto. Ecco, come mai gli effetti della medicina tardano così a farsi vedere? Ma sono due motivi estremamente semplici. Il primo è, secondo me, che qui c'è questa corporation, c'è questa economia che è ancora molto forte. Perché questa economia è ancora molto forte? Io dico, no, l'economia americana si indebolisce. Io voglio stare qui e fare i miei discorsi tipo John Wayne, chiaramente, se questo è il discorso. Però chiaramente qui abbiamo una situazione in cui c'è ancora un trilione di risparmio superiore a quello che fu all'inizio della pandemia, durante la famosa epoca dell'oro del presidente Trump. Ossia, questi americani, dopo 3 anni di pandemia, 1 anno di guerra in Ucraina, 500 punti base praticamente di aumento dei tassi, e qui sono ancora seduti su un porcellino che è un trilione di dollari e lo stanno ancora spendendo. Il grande rebus sarà fino a quando loro effettivamente continueranno a spendere o non spendere. Sempre appunto, c'è moltissimo cash, secondo me, in giro, estremamente semplice. Poi c'è anche una domanda
diciamo così, un po' arretrata di certi beni, per esempio le macchine. Allora la gente dice: io questo cash lo spendo, però posso anche avere il cash e non spenderlo, è una cosa trappola della liquidità. Qui non siamo ancora alla trappola della liquidità, questo è estremamente semplice, ossia dunque questa economia continua a pistare, secondo me, e poi c'è un mercato lavoro che è estremamente forte e questo fa sì che ci fosse anche l'inflazione dal punto di vista salariale, ma ha creato anche moltissimi, ossia moltissime buste paga, dunque abbiamo un'economia che è sorretta da un cash accumulato, un cash che arriva che sono le buste paga, e in più una domanda arretrata, e poi le banche che chiaramente hanno finanziato molte imprese, i tassi non sono stati rivisti, a delle condizioni molto favorevoli. Ricordiamoci, sono molte imprese che hanno ancora un pricing power molto forte. Perché hanno un pricing power molto forte? Perché la gente paga. La gente come dice: ma perché i prezzi salgono? Perché c'è chi è disposto a pagarli. È estremamente semplice, è un discorso veramente da seconda elementare, quaderno di seconda, con le righe grosse. Perché qui vediamo anche, per esempio, i prezzi dei biglietti aerei. Oggi per fare un viaggio negli Stati Uniti o andare in Europa hai bisogno di un fondo o di un prestito del Fondo Monetario Internazionale, ossia, come dicevo ieri una mia amica, il biglietto economy conta come quello business 4 anni fa. Perché la gente li paga? Perché i soldi ce li ha. Questo è tutto cash, è molto difficile drenare il cash in queste situazioni. Ricordiamoci anche che c'è molto cash ancora accumulato, insito in certe riserve, diciamo tipo M2, che sono i titoli azionari, che molti hanno ottenuto, con tutto questo Sturm und Drang, direi del romanticismo tedesco, siamo ancora a 17% sotto il peak. Ossia siamo ancora a livelli in assoluto molto alti per investitori a lungo termine. Ricordiamocelo, qui c'è molta ancora da liquefare, secondo me sarà dura perché la gente continua a spendere qui. Certo, non è facile il compito a questo punto delle banche centrali proprio di trovare un equilibrio tra i vari fattori. Per l'ultima domanda, Gianni, io ti chiedo di fare un passo indietro alla settimana scorsa, perché c'è un dato che è uscito, un dato interessante che dobbiamo commentare, perché qua rientra in gioco anche la Cina e in particolar modo il PIL, no, che è aumentato sopra le attese dal 2,9 al 4,5%. Ecco, possiamo dire che questa ripresa significativa della Cina, del PIL cinese, un'economia che torna a correre, può rappresentare una sorta di polizza assicurativa contro la recessione globale, o da sola non basta? Ma io che effettivamente sia sicuramente un aiuto, ricordiamoci però che il PIL cinese è sempre di più concentrato internamente, è un circuito chiuso, speriamo che non sia un short circuit, un circuito dove poi salta tutto effettivamente il fusibile, io spero di no, certamente è positivo. È certamente positivo perché c'è sempre un afflusso chiaramente di domanda di export verso la Cina, che è estremamente interessante per le grosse imprese straniere. Sarà sufficiente? Ma io non lo so se sarà sufficiente, ma sicuramente può attuire il colpo, può agire in parte da paraurti. Mettiamola così in termini estremamente semplici: sono due scenari, una Cina che crolla, una Cina che non crolla, però che si tiene a galla. Qual è il migliore? Cina si tiene a galla. Cosa vogliamo? Cina non devi crollare. Questa è la tua strategia, come la strategia chiaramente della First Republic Bank, non farsi, ossia proprio acciuffare e rilevare dall'FDIC. L'uno obiettivo è semplicemente di non crollare, non sono crollati. Ricordiamoci che c'è ancora una potenziale massa di manovra in Cina perché hanno seguito una politica monetaria restrittiva, dunque sono arrivati al 4,5%, con una politica monetaria restrittiva, una politica monetaria che è, diciamo così, focalizzata sulla riduzione del debito all'interno del sistema. Se questi dovessero rallentare anche un po', l'impatto marginale potrebbe essere anche abbastanza forte. Questa è un'economia che ha tenuto al 4,5%, se i dati sono reali, dall'interno, diciamo, di un sistema con una stretta creditizia e un governo che aiuta poco. Molto interessante, c'è molta resistance qui. Chiarissimo, Gian. In chiusura, veramente toto banche centrali, perché ormai manca una settimana alla riunione di Fed e BCE, un ulteriore rialzo di 25 basis point per entrambe. Queste sono le previsioni, le confermiamo o ci dobbiamo attendere qualche sorpresa? Ma io credo effettivamente, se poi al momento non so cosa possa succedere, ma sono un tipo che spara la banca, e io credo che qua la Fed faccia 25 e il discorso sarà chiaramente sul comunicato di quello che dico, ma io non credo che questi spostamenti oggi come oggi, in questo istante, a quest'ora newyorkese del 5,56, effettivamente porterebbero la Fed a cambiare idea, e più continueranno la Fed con il loro quantitative tightening di cui nessuno parla. Questa grande stretta micidiale creditizia qui non l'abbiamo ancora vista, ricordiamoci anche il beige book che non si è troppo soffermato su questo argomento. Dunque, questo è 25
5 a quarter per. Per la ECB alzeranno i tassi, vediamo chiaramente tutte le posizioni che si delineano sul rialzo dei tassi, vediamo anche i non super falchi che chiedono che vengano innalzati i tassi ulteriormente, vediamo il capo della Banca Centrale Belga che non è un super falco, super fanatico, che dice sì sì bisogna aumentare i tassi, questo non è il signor Holtzman che tra l'altro a me sta molto simpatico perché me lo dice quello che crede. E dunque secondo me si va a 25, la differenza è questa, Fed 25 però, e questo penso che lo faranno, magari con un commentario, dipende quello che succede adesso, allora e finalmente su sistema bancario. ECB fa un minimo di 25 e lascia prese agire che se l'inflazione non dovesse scendere per fare di più. Io penso final rate ECB possiamo andare vicino al 4%. Ah sì, perché come, in Europa, esatto, come ha detto il governatore della Banca Centrale Belga che citavi prima, Pierre Wunsch, si è espresso proprio così, esatto, e tra l'altro ha sostenuto anche dalle parole di un altro falco, Isabel Schnabel, che ha detto siamo pronti ad alzare già anche di 50 punti base se la situazione non dovesse cambiare, assolutamente. La situazione non cambia, qui andiamo al 4, secondo me c'è un'inflazione molto insidiosa nella zona euro, perché l'inflazione dei salari, e qui sono i salari a senso unico, c'è come lo Luciano Lama, dire sindacale della mia gioventù, c'è cioè variabile indipendente, i salari devono salire a prescindere dall'aumento della produttività, questo è il contesto della Banca Centrale Europea. Benissimo Gian, lo vedremo naturalmente in diretta con i nostri speciali dedicati alle meeting, alle riunioni delle banche centrali. Io ti aspetto settimana prossima perché grazie. Quando scendono in campo le banche centrali anche Gian Ergas diventa assoluto protagonista, quindi ci risentiamo a breve per commentare il tutto. Grazie ancora Gian per la tua disponibilità, ore 6 del mattino in quel di New York City, e quindi una buona giornata ancora da vivere negli States. Grazie, grazie a voi, grande onore. Grazie, ringraziamo davvero ancora il nostro Gian Ergas in diretta da New York City.